A livello di lotta alla mafia, come a livello europeo di lotta al terrorismo, c'è bisogno di credibilità degli stati che dicono di voler combattere questi fenomeni. E come per la lotta alla mafia bisogna rinnegare i voti della mafia, per la lotta al terrorismo gli stati europei, noi lo stiamo chiedendo da giorni, devono subito bloccare gli scambi con i paesi che finanziano l'ISIS, devono subito bloccare soprattutto la possibilità per le banche di fare affari sui traffici di armi. Prima in Italia c'era una legge, la 150 del 90, che chiedeva sempre al Ministero dell'Economia e Finanze l'autorizzazione per le banche quando si facevano operazioni sulle armi. Poi è arrivata una direttiva europea che ha di fatto soppresso la nostra legge. Oggi il MEF non deve più autorizzare operazioni sulle banche. L'Italia, come altri paesi europei, trasferiscono armi a Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Turchia. La Turchia addirittura nella NATO, ma la Turchia finanzia indirettamente ISIS, l'ISIS gli passa, le passa le bombe e soprattutto addirittura crea dei cunicoli sotterranei per far nascondere i guerriglieri mentre la Russia bombarda o la Francia bombarda. Allora c'è bisogno di credibilità delle istituzioni. Noi lo chiediamo, lo chiedo anche da qui, da Reggio Calabria, dove oggi parleremo di criminalità organizzata. Subito si convochi il Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea e si facciano due cose. Si minaccino sanzioni ai paesi che stanno finanziando indirettamente l'ISIS, quindi le sanzioni che abbiamo dato alla Russia invece le dobbiamo dare a quei paesi che oggi stanno finanziando indirettamente l'ISIS. E seconda cosa, facciamo una moratoria per le armi dall'Europa, cioè blocchiamo i traffici di armi verso quei paesi. La nostra ricetta per sconfiggere il terrorismo è farlo morire di fame. L'ISIS ha un PIL di 2 miliardi di dollari all'anno, se fate i conti è quanto circa il PIL della città di Lecce, è battibilissimo come entità, solo che dobbiamo togliergli i viveri. Se noi in questo momento, per esempio, attraverso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dopo che ci siamo fatti alleati la Russia togliendole le sanzioni, riusciamo a stabilizzare il governo in Siria, sarà il governo siriano a combattere il contrabbando di petrolio dai pozzi petroliferi dell'ISIS. Se noi gli togliamo quegli introiti, si sgonfiano come un palloncino. Ma è facile reperire armi 700 euro un Kalashnikov al mercato nero. Certo, ma lì stiamo parlando di un'organizzazione che prende 500 milioni dal traffico nero di petrolio ogni anno e quindi ha la possibilità non solo di finanziare gli attentati, ma di fare tutta questa propaganda. L'ISIS si regge su una grande propaganda. L'Europa deve soprattutto capire che l'Ndrangheta, come le altre mafie, non sono solo in Italia, non sono solo al sud Italia, questo lo sanno già tutti gli italiani, ma ce le hanno nel cortile di casa loro, in tutti gli altri paesi europei, e lo abbiamo visto anche fatti di cronaca che sono stati molto efferati in passato, ricordano come organizzazioni criminali siano arrivate ovunque in Europa. Quindi serve una normativa unica e anche lì però serve credibilità. Io lo dico sempre, nessuno qui sentirà questa rivoluzione culturale, perché vuoi combattere e contrastare le organizzazioni criminali, anche un cambiamento culturale, finché vedremo in Parlamento oltre 83 inquisiti, condannati, indagati che stanno lì e se ne fregano altamente del giudizio degli elettori, oltre 170 volta gabbana, persone che sono state votate da questi cittadini per andare lì con un gruppo e cambiano casacca. Per questo bastano un paio di leggi che bloccano e quindi ridanno un po' di credibilità alla classe politica.